Siamo tornati, anno nuovo, vita nuova, vita nuova. Plastic Dream è sempre bello, sempre meglio, dai. Yes, è sempre bellissimo. Allora, com'è partito questo nuovo anno? Allora, senza musica sotto, intanto per cominciare. Solo jingle. Va bene. Questa nuova stagione di Plastic Dream del 2020 la faremo solo con jingle. Solo con jingle, musica, sì. Elettronica, insomma. Una nuova versione di Plastic Dream. Allora, stasera parliamo un po' di eventi passati, ci sono stati capodanni, feste e anche varie. E anche di classifiche. E tanto di schioppietta. Sì, va del lavoro, sì. Però eravamo qui. Chissà che farà. Siamo partiti, tutto bene. Si è detto 2020 senza problemi, senza età o chiappa. Va bene, però noi sempre così. Sì, noi intanto continuiamo. Il regista si alza in piedi, sparisce il jingle. Io penso che è una chiappa. Chissà che potrebbe succedere ancora. E va via, e parte. No, voi non lo vedete, ma forse sì, lo vedono? Cosa assurda, ragazzi. Aspettate, sta cercando un cavetto. Ma forse perché l'ha trovato, adesso lo innesca. Io non so che posso. Io ho paura a tenere le cuffie, guardi, di la verità. Ora ci siamo. Ora ci riconosciamo tutti. Ora Ci siamo. Allora si prova a ripartire. Ci si è fatti! Buonasera! Questo è il Plastic Dream! Buonasera e benvenuti, anno nuovo! Vita nuova! Nuova. Ale! Il Plastic Dream sempre meglio, dicevamo. Bene, ragazzo. Bene, chissà cosa potrebbe succedere durante tutta questa bellissima puntata. Nel frattempo sarà meglio, sì. Partiamo con senti recupera il tempo per lui. La Kay con Fuca. Inizia Fuca Plastic Dream. Buonasera e benvenuti. Plastic Dream.
successo di nuovo, ragazzi. Attenzione, eh. E infatti le fati. E infatti le fati. E infatti sì, siamo soli. Last degree. Oh, senza remix, vai. Bello, bello, bello. Ben trovati. Yes. Oh. Sì. Questa era Fuca. Ci si è fatta, ci si è fatta. Questo era La Key con Fuca. Si è recuperata la grande, dai. Yes, yes. Del 2020 non è male. Del 2020 mi dicono tutti. Alla grande, proprio. Alla grande. Ma oh, oggi sarebbe 7-1-20. 7-1-20-20. 7-1-20. Infatti la mia playlist si chiama 7-1-20 per di stasera. Perché stasera parleremo anche di classifiche del 2019. Yeah. Ah, dell'ultimo anno scorso, passato. Sì, esatto. Cose belle, cose brutte, cose... Ma insomma, come a livello musicale, elettronico, insomma, non so se è partito tanto bene questo 2020. Ecco, giusto. Suona! Dopo diversi capodanni, insomma, passati, qualcuno dice c'è stato anche un po' di... Buglione. Buglione. Si può dire chiamiamolo buglione. Sì, termine allora, tecnico che descrive... Lo raccontavamo prima. Sì, sì, sì. Al, facciamo pubblicità. Certo. Al bellissimo capodanno di Bologna, mi pare, al Galactica di Bologna, che a Bologna Fiera, capriati, e insomma c'erano 4-5 nomi, ora non ricordo, non ce l'ho sotto mano, era un bel festa, è stato un bel festival fino all'orario di chiusura, che poi la gente è andata in fila per il guardaroba a recuperare il giacchetto. Ma questa cosa, questo vizio ce l'hanno anche, ce l'hanno tanti, persone che non conosciamo molto bene. Ma di chi stare parlando? Ma non lo so, guarda, mi ricordo tanti. Mi ricordo ancora la data, 8 solo, dicembre. Solo che lì, ecco, che memoria. Dove dici te, l'8 dicembre c'è stato un 40 minuti di fila più o meno per il guardaroba e poi è andata tutto bene, tutti a casa. A sì, Bologna sì, no. È andata tutto a bene. A Bologna è andata che dopo un'ora, un'ora e mezza, non lo so di preciso, la gente ha iniziato a sbroccare. Il delirio. Ognuno andava a prendere il suo giubbotto. No, più che altro se lo sceglievano. Se lo sceglieva, più che altro. Che sono andati a Roma, dice Burrich, Stone Island, non so. È diventata tipo una boutique, no? Sì, più sì, o meno sì. Free boutique. Direi che è una cosa un po' triste a livello musicale italiano, però purtroppo siamo, insomma, diciamo, siamo così, un po' piano, abituati piano, a queste, piano piano secondo me ce la potremmo fare, ce ma la potremmo fare, ma speriamo, ma qui mi sembra a me che comunque, mentre se qualcuno vuole ve la butto là, ve la butto là, la mi butto così là. Mi là, là ve la butto là. Domani sera allo Yab di Firenze si festeggia il PT Immagine Uomo 97esima edizione, oh, di con proprio. Alex Neri e Manny. Di classe. Quindi se qualcuno vuole può andare allo Yab. Sì, sì. Centralissimo, tra l'altro. Un po' di ticchettacche con il nostro Alex Neri. Alex Neri, sì, sì. Tra l'altro si parla di un ultimo dell'anno al Tenax, veramente fulminante. Già, l'ha fatto lui lì a lui al Tenax. Fulminante. Si ha chiuso il Farfa dalle 6 fino a chiusura. Pensa un po', Grande Farfa. Grande, bravo, è tornato molto in auge, ma perché se n'era andato dall'auge? No, secondo me no, però è andato in Spagna, sì, ha fatto un po', quindi è andato nell'auge, appunto. L'ha presa un po' larga e poi insomma OGG. Vabbè, con questa cosa triste e brutta dopo questa, guarda, no Brasil todos escutam Plastic Dream. Ciao Alipio. Buon anno anche a te. Cosa ci stiamo ascoltando? Ci stiamo ascoltando un disco di Alex Karakasis, ma non era quello che volevo farvi sentire. Karakasis. Senti quello che ci volevi far sentire. Refined Display. Volevo mettervi il pezzo di uno ormai hard di Plastic Dream. Hard. Juan Trujillo. Receiving. Plastic Dream. 2020. Benvenuti.
Bentrovati! Bisogna stare zitti. Bisogna sta zitti. Ma sì, perché? Ma non lo so. Perché ma... sì, ogni tanto è giusto. Ogni tanto li piglia, li sta. Ah, scusate. Fa una paranoia e poi. Va bene, questo è Plastidrico. Allora, ricordiamo. Il nostro cavallo di battaglia, ricordiamo. Il nostro affezionatissimo Juan Trujillo. Sì, 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 sì. Mandrillo di professione. Lo inviteremo anche a Plastidrico. Sì, dai. Sì, sì. Qui in mezzo, guarda. Juan Trujillo, dov'è lui? Brasileño? Juan sarà. Juan. Sì, deve le partire. Alipio lo conosce, ma è qui dietro, no? Sì, sì, sì. Qui nella lama. Nella lama. Sotto, nella lama. Olì. Ok. Allora, notizie dal mondo dell'elettronica. Sì, allora dicevamo, si è partito insomma benino, però a parte la hack per i cappotti. I grandi locali fanno, riaprono sempre, come abbiamo detto, insomma. Tipo lo Spazio 900. L'11 gennaio, non so se l'apertura l'hanno già fatta. No, già fatta. Ormai da mo. Erano mischiati anche nel Capodanno di Roma. Esatto, hanno fatto una rea Spazio 900. L'11 gennaio arriva Raffaele Attanasio. Va, ormai lui va, anche lui. Ma quello cammina parecchio. Quello, quello bussa come un dannato. Come un dannato. Come diciamo sempre, quando si ricorda un DJ che suona live, lui è uno di quelli che suona veramente live. Sì, sì, apparecchia video, con tutte le sue macchinette. Che bello, apparecchia. E le usa tutte. Ma sono tutte mie. Ma se ci va, sei lì a fare il cameriere? Sì. Buonasera. Sì, lui apparecchia. Comunque, tanto di cappello per Attanasio. L'11 di gennaio c'è la concorrenza. Altarinax, vabbè, non è proprio la concorrenza, no. Arriva Ilario Alicante, Extended Set. Anche lui. Chi sei ormai, ragazzi? Anche lui? Anche lui va, diciamo. No, ultimamente ha suonato tantissimo, secondo me. Si vedeva un po' ovunque. Sì, ma avete sentito gente come lui? Come è diventata più darkettona rispetto a prima? No, io purtroppo no. Ti posso dire che però il premio miglior set del 2019, sai chi l'ha vinto? Richie Hawtins. Sono d'accordo, guarda. Sono molto d'accordo. Capito, sì, questa è una bella notizia, perché insomma è tornata alla grande. Ho visto un video di un set dove ha presentato questo disco nuovo, dovrebbe uscire, si chiama Close. Cioè lui tutto un set particolare con luci, macchine e tutto il resto. Tutta roba. Non male, Ma con i due tavolini, uno sì, esatto. Lui in mezzo e smanetta a destra e a sinistra. Tanta roba, divertente. Divertente. Grande Richie Hawtins. Sì, non c'è più il ciuffo, ma insomma. Grande Frustalupi. Non è più Frustalupi ormai. C'ha il caschettino alla pelì. Ormai. Ormai la sua firma è il Frustalupi. Sempre sì, un big. Frusta. Vabbè, è anche il famoso dispensatore di lettori CD. A chi lo vuole, insomma. Guai a stargli vicino perché ti potrebbe arrivare una spia addosso. Però insomma. Tutte queste cose così. Sono DJ particolari. Sì, molto particolari. Sono DJ famosi, Bombi. Ne sa qualcosa? Sì. Ma te mi è venuto in mente di staccarci DJ e darla quella davanti come dirgli tieni. No. Tipo ostia, no? Non ci ho mai pensato, però potrebbe essere un'idea. E tutti oddio. Cosa ci fa ascoltare questa cosa molto... Come dire? Questo sono le campane di Natale, è passato Natale, quindi ho preso le campane e ci ho fatto un pezzo. Bravo, no, in realtà anche questo è Axel Kalahasis con Treatment, ma ne sto mettendo un altro. Esatto. Come spippola lui. Stiamo partendo per un viaggio, non si sa dove. Si vola? Un viaggione, perché a Plastic Dream... Con la V maiuscola. Si viaggia. Sì, se vedete uno strato effetto luce nel video... Già, potremmo fare una diretta, Come dire, dopo ve la facciamo vedere cos'è. Aspetta, ora si spegne. Ora. Si potrebbe andare anche a luce spenta stasera, secondo me. Bravo, ma ora vi ci voglio. Ora. Spengi, Eddie. Ora. Ma vi ci voglio a sapere di chi è questo pezzo. Ve lo dico dopo? Sì, dopo, dai. Vediamo se indovinano da casa, scriveteci sulla chat. Bravissimo. Buon viaggio. Plastic Dream, buonasera e benvenuti. 2020.
stato il viaggio? Sa. Tu? Com'è stato? Oh. Siamo tornati? Viaggio viaggia, mi sembra. Il viaggio. Pardon. Vi è piaciuto? Avevamo anche una bella atmosfera. Allora, luminosa. Avete indovinato il nome? È semplicissimo. Sì, eh? Sì, infatti. Quando ce l'ha noi detto, noi potremmo dare indizio da, con il linguaggio da Baris da Svidania. Ma che poi non adesso sappiamo, il nostro regista ce lo pronuncerà in maniera perfetta. Prego, Eddie. In maniera perfetta. Potrebbe allora essere di rima. Blazej Malinowski. Compagno, con, dovevi dire compagno, Dosvidon e Drifting. Drifting. Drifting è il titolo del, ragazzi, okay, piano, il pezzo, cioè, e lui si chiama. Ci sente qualcuno di sì, strano. Sì, vediamo Blazej Malinowski. Sì, io so, in russo so dire solo qualcosa che svinina. Non ti parolacce, Panda, però. No, non è una parola. Sapete cosa significa? Che maiale. Cosa? E carasciò? Svinina. La svinina maiale è quello che si mangia, però, sì. Compagno bombino. E carasciò? Questo so. È tutto carasciò. Vuol dire va bene. Carasciò? Però lo sai dove l'ho sentito io? Non è nemmeno lui. Ad Arancia Meccanica. Ah? Che dice questa cosa è molto carasciò. Cheat. Tra parentesi. Cheat. Tra parentesi. Kubrick. Cheat. Tra parentesi, quindi. Ma niente, direi io, no? Questo viaggiava, sì. Era molto. Era molto interessante, secondo me. Volete un appuntamento sopra queste note, come dire, svolazzanti? Mi si è abbuiato ogni cosa, quindi non ve lo posso dire. Comunque me lo ricordo a memoria, credo. Vedi, Bombis, come mi ha fatto così? T'ha fatto. Senti? Il lampo, e si cambia subito dal viaggio alla... è un viaggio anche questo, sentirai. Lisergico? Io ero per le pronte, un po' più, però... Ma questa, ragazzi, doppio... è la base. Ma parlate un po', dite qualcosa. Il doppio capodanno a... a Roma. Terme di Rapolano e... Ah, a... certo. Triplo. Triplo. E com'è andata? Com'è andata? Non lo so, ieri al lavoro, purtroppo. So che c'è stato gente ovunque, sia a Terme San Giovanni che a Querciolaia, che a San Valdarno, quindi, che anche al teatro. Ricordiamo Michele, che era... quello col cappotto. Era ovunque. Era, ovunque. In tre posti era come Padre Pio, compariva a destra e a manca. Ha fatto tre capodanni differenti. Sì, sì. Lo trovavate È ovunque. Tipo un Chris Liming, volava a destra e a sinistra. Lui si è sposato. Lui fa le doppie, lui fa le triple. Ma è grande Michele. Mentre chi fa una data unica in Italia al momento sono i Telovase, venerdì 21 febbraio alle ore 23, dove? Al Fabric di Milano. A Milano, uè. Telovase, Telovase. Colomino a testa in giù che si tuffa, che è l'orologo. Telovase. Ma cos'è bravi, questo Telovase. Sotto? Sì, questo sotto, ma tanto riderete anche questa volta, è vabbè. Mike Daryl. Invece no, dai. No, Mike aspetta, Daryl. C'è il titolo però. Con Nine Yards. Nine Yards, vai, ce l'ascoltiamo. 9 yard a alto volume. Ma non c'era un pezzo che voleva mettere lei? Sì, ce l'ho. Si cambia totalmente genere. Proprio lo devo far sentire in tutti i modi. Cambiamo completamente genere. Yes, sir. E questa è Plastic Dream. Buonasera e benvenuti. Occhio a tirare. Plastic Dream è divertito. Sì. Senso del groove, tutti ballano a tempo di bassi. E devastanti, questo è l'effetto.
Bentrovati, momento house music, momento chiacchiericcio, a bestia proprio. Abbiamo ascoltato Dollar G con Swilly. C'era tutto in questa canzone, eh? Tutto, bello, eh? Jazz, house, percussion, garage, vocals. Nuovissimo, nuovissimo, uscita di dicembre 2019, Dollar G, Swilly. Se qualcuno sa cosa significa Swilly, ce lo dica. Swilly. Ve lo dirà Radio Epicentro fra poco. I nostri potenti mezzi tecnici tradurremo. Qualche altro appuntamento importante? Appuntamenti importanti. Ora ultimi freschi, penso li abbiamo un po' detti. Ora addirittura sono già usciti i festival estivi, ragazzi. Esatto, sì, le feste, anno nuovo, siamo già d'estate. Vita nuova. E già guarda il Sonus Festival che dal 16 al 20 di agosto. Pensa te, sì, c'è già tutto, c'è già tutto. Bisogno c'è di già dire, tutto. C'è una lista strapiena di. Tra l'altro ultimamente sta girando sul web, insomma, dei video del festival, si chiama Episode, credo sia Episode. In Brasile o da qualche parte dove è estate, che sono tutte sul mare, e c'è questo back to back di Villa Lobos e Rares, incredibile, all'alba sul mare, è spettacolo, tanta roba. Sì. Andate a vederlo, divertentissimo. Comunque ho fatto caso a come nei video su Facebook di Villa Lobos, tra le reazioni c'è sempre un sacco di risate. Chissà perché io dico sempre che è festa quando c'è Villa Lobos, sì, quindi sì quando ce la fa a suonare è sempre festa. Vabbè, secondo me ce la fa sempre bene quando non Villa, tocca a un certo Sven Vatt rubargli la scena. Anche lui è un altro top DJ, perché si impunta, no? Insomma, esatto. Un po', però da parecchio non succede più, dai, bisogna dirlo. E quest'anno ho visto qualche volantino in giro del vecchio festival che hanno smesso di fare negli ultimi non so quanti anni, 4 anni forse, anche di più. Ritorna il Monegros Desert Festival. Attenzione, ci siamo. In Spagna, in mezzo al deserto, bellissimo, ragazzi. Ma noi non parliamo mai, a proposito del mezzo al deserto, del Burning Man. Ma quello con le macchine tutte in giro, sì, di seguito. Deve essere qualcosa di fantastico. Chissà. In giro per il mondo con l'omino che brucia nel mezzo. È vero, sì. C'è tutti questi carri un po' alla Mad Max. Va lì a ballare, fa Mad Max. Tipo Love Parade. Quando ci sarà il carro di Plastic Dream vi faremo sapere. Quando ci faranno fare una Voi aspettate e sperate soprattutto che ci sia una cosa del genere. E poi sì, se parte come il 2020, capisci, no? È un bel casino. No, ma andrà bene. Tra l'altro volevo fare una domanda ai miei due compagni di viaggio qui presenti. Sì. Ma oggi che giorno è? Lunedì o giovedì? Lasciamo perdere, ragazzi. Vabbè, voi siete fuori come culi, si può dire in questo caso, no? No, perché noi ci scambiamo i messaggi, dovete sapere. Noi martedì mattina, stasera, perché siccome tutti e tre si lavora, si fa, non si fa, andiamo. Allora, uno dice: ma io pensavo fosse lunedì. Quell'altro: io pensavo fosse giovedì. Io ho detto, sì, vabbè, ragazzi. Queste feste. Cambiato giorno, possibile. Addirittura il bambino supponeva avessimo cambiato giorno. No, io ero sicuro che era che non era. Salve, però, Bombins, però aveva detto va bene. Bene. Voi pensate come siamo messi? Salve, questo è Plastic Dream. Questo è Plastic Dream, sono scene bellissime. Sì, sì, decisamente. Senti lì. Senti. Eccoci, appunto. Tanto per rientrare nel mood. Nel mood alla Plastic Bombinetti. Vai, dagli le segni. Mettiamo un bel viaggione, non come quello di prima, un pochino più andante. Bussicchiante. Termini tecnici. Sì. Kmile con Kmile. Charms. Plastic Dream. Scoppietta.
questo è Plastic Dream. Questo è Plastic Dream. Eccoci, ben trovati dopo questo semiviaggione. Mamma mia, ragazzi. Era un viaggione un po' sott'acqua? Un po' come ha detto prima, Bussarello. No? Bussacchiello, non mi ricordo. Comunque, ricordiamo, il Bussacchiello era Kmail con Charms. Charms. O sarà Charms? Charms. Allora, Charms. Ragazzi, si avvicina all'orario, si avvicina all'orario della rubrica. Della rubrica che stasera è a cura di Eddie J. Tra l'altro, aggiungo di quelli strani. Di giusto? Quelli strani. A me questo sotto però mi garba parecchio. Ma che? Acido. L'abbiamo messo molte volte. Marco Bailey con Nasty Road. A me questo mi garba. Marco Bailey. Allora, abbiamo una classifica qui. No, la classifica si dice dopo. Bombiz, abbi pazienza. Bene, io diciamo, infatti, abbiamo sarà lunga, qui. Dal numero 100 al numero 1. Sì, no, vabbè, non ve la diciamo tutta. Tutte. No, sì, no, sì. No. Assolutamente no. Ma lo fanno tutti. Il tempo di classifica la facciamo anche noi. Sì, è giusto? Un po' una classifica. Ma chi ci crede, chi non ci crede. Sì, infatti. Ma penso sia di vendita comunque. Di vendita. Per quanto riguarda il portale di Beatport, dove voi, tra l'altro, acquistate. Spipolate tanto. Sì, ormai, ma purtroppo, purtroppo sì. Gran parte del mondo compra tracce su Beatport. Vabbè, almeno sono, come si dice, c'è tutto, buona qualità, alta qualità, quindi funziona tutto bene. Sì. Non certo scaricare da YouTube. Ecco. Come perché chi è che scarica da YouTube? Non noi non ci guardiamo tra di noi perché non lo facciamo. Uno da ragazzotta, visto i primi tempi, si scarica qui, si scarica lì. Durante il set si sente parte uno spot. No, ma il mixer non funziona. Tutte le scuse varie. Ma sì. Poponi! Come disse Michele, tutti sti computer. Tutti sti computer. Ma vecchio stile al vinile, una volta la gente. Old style. Grande ritorno del vinile, tra l'altro, ragazzi. Grande ritorno del vinile. Stanno vendendo tantissimo. Bisognerebbe imparare prima a suonare un vinile, non è comprare un computer, però lo diciamo sempre ormai. Io ho ricevuto un grande regalo in vinile, non so quanti posso importare, ma insomma ho ricevuto Fragile dei Nine Inch Nails, disco quasi introvabile ormai, 3 LP. Ah, capito. Per infilarci tutto dentro il disco, che era in un le doppio, rarità in un doppio CD. Che ti regalano. Grazie, grande storia. Ok, allora ci siamo, Eddie? Ci siamo. Ma che ore sono? Ma che ore è? Bella, facciamo anche la pantomima. Ma è quasi l'ora. Ma che ore sono? Oh via. Che ore sono? È mezzanotte. Se non sono strani, non si vogliono. Yeah.
Rieccoci. Buonasera e benvenuti di nuovo. Era strano questo, eh. Oh, il bello è ancora più strano è l'artista, giusto? Bello. Infatti, ora lo leggete voi. No, io no, perché non ci vedo. Let's about talk. Let's about. Let's about talk. Allora, l'artista è russo sicuramente perché è scritto in cirillico e non so come si legge, però boh, si leggerà Tnuksei, non lo so. Tnuksei. Comunque il nome del pezzo è Laika's Revenge, quindi penso si riferisca a qualcosa di spaziale. Spaziale. Può darsi? Non si sa. Laika's Revenge. Laika era il cane comandato nello spazio per la prima volta. Dai russi, dai russi. La rivincita di Laika. Esatto. Che in un momento come questo vedo, so parole utili, importanti, diciamo così. Allora io lascio la parola al Bombins, sì, che adesso lui non ci vede, ma io ci no, è scritto, vede, ragazzi, è minuscolo, voglio dire, certo. Io allora, è tempo di classifica, diciamo tutto. Top 100 di Beatport, quindi si tratta delle vendite, è un po' soggettiva, sì, però molto, no, in base a quello che hanno venduto di più nel 2019, ecco. Quindi si parte il centesimo posto, molto macchinato. Il centesimo posto io lo mettevo un po' più su, ma è tipo Cleric. Vabbè. Luddite. Qualcosa di datevela a sentire poi tutte queste tracce su, sì, sì, non sì. Le possiamo farsi. Vabbè, l'hai detta una. Però andiamo su per allora, vediamo Anna all'89esimo posto, diciamo. Ma ci sono più di una di Anna. Kate Carnal e Umek sempre sull'80esimo posto, 70esima posizione. Giorgio Rusconi, Pearl, abbiamo Shadow e Obscure Shape. Vediamo un po' chi, perché qui attenzione, qui si sta, si è bloccato tutto, però ve lo dico la divo. Sul 50esimo abbiamo Egbert, sempre più stretto, pane, perché qui sta, ma si parla di artisti o tracce? Si parla solo di artisti. Ora chissà chi ha pigiato, non si sa. Non lo so, io aspettate un attimo. Ma leggili un po' a caso, no? È un po' a caso, al 18esimo posto Underworld e O-Phase, questi ragazzi sono forti. Però solo al 18esimo posto. Comunque perché è zero phase. Dal decimo in poi le devi dire tutti per bene. Dal decimo in poi partiamo con Josh Wink e Maceo Plex. Attenzione. Con Destination Mars, feat. Josh Wink, va bene. Nono posto, Into the Heater con Sama. Ottavo posto, Leighton Giordani con Chrome. Poi, cioè, Leighton Giordani è in classifica techno? Ottavo posto, tra l'altro. Quelli più venduti sono questi, eh. Tanto. Bravo Leighton. Al settimo posto abbiamo Omnia con Andrea Signor e Mahiri. Al sesto posto Jay Lumen con Planet 3. Al quinto posto Umek Tecno, tra virgolette, dai. Appunto, con Managing the Moments. Di bravo. Attenzione, non si va più giù. Al quarto posto abbiamo Anna con High Contrast. Mm-hmm. Panda, aiutami un attimo qui perché se no non si legge il primo, attenzione. È sparito tutto. Perché no, questa cosa è incredibile. Scusate, scusa, la cima della classifica diciamola dopo. La cima della classifica ve la diciamo la dopo. Cima della siamo cima arrivati della... al quarto posto con Anna. Sì. Bene, le ultime tre posizioni ve le diciamo dopo, va bene? Ve le diciamo dopo. Nel frattempo io partirei con un bel Freccia Rossa, andiamo a Berlino, casse. Direttamente a Berlino. Ah, senti, però altro è Berlino. No, qui in Berlino. Ci si arriva alla svelta a questa velocità, io ve lo dico. Perché Berlino, noi vogliamo andarci alla svelta, scusa. È Berlino Nord questo. E visto che l'ha citato in classifica, abbiamo Cleric con, senti, Angel of Death. Angelo della morte. Blasted 3. Buonasera e benvenuti. Rush finale, stai indietro Bibo. Yeah.
disco battuto non si rialza. Yes. Ben trovati, rush finale. Tornati. Si andava a 137. Era Cleric con Angel of Death. Non male. Ipnotico. Allora, ci eravamo lasciati alla classifica top centro di Beatport. Che ripetiamo, è in base alle vendite. C'è chi piace e chi non piace. Però esatto. Sì, ci eravamo lasciati al quarto posto con Anna. High Contrast, che dopo vi faremo sentire dopo la prima. Al terzo posto abbiamo Dino Maggiorana e T78 con Hardcore Original Mix. Quindi il titolo è tutto un programma. Al secondo posto abbiamo Ramon Tapia con Last Step. Ma voi conoscete Ramon Tapia? Ok, attenzione. Ma a tempi faceva rullo di tamburi. Al primo classificato di Beatport Top 100 2019, ragazzi, è Quench con Dreams, però è la Umek version, che ricordiamo che appena l'abbiamo letto, questo è un disco degli anni 90 di Quench, che è progressive, vabbè, siamo proprio di quella progressive, ma proprio la prima progressive, non fate cerchi. Ma prima ancora, forse prima e vediamo questa Umek version come, ve la facciamo sentire com'è. Vi facciamo ascoltare la prima classificata di Beatport solo su Plastic Dream, certo, solo su avanti Plastic Dream. Plastic underscore Dream underscore. Plastic Dream. Oh, vai. Plastic Dream. Me. Just
amarli, scrivere bestia. A non ci garba. Plastic Dream, ma come no? Mi ha tanto. Sulle mani, imperiale. Bene, però adesso vi faccio sentire quello era il quarto posto. Secondo me è molto meglio. Molto meglio. Imperiale non fa male. Vado, Eddie? Vada. Vado. Prego. Anna, I Contrast. Buonasera e benvenuti. Plastic Dream. I Contrast. Inizia già in maniera molto diversa, direi. Non è proprio progressivo questa. No. È progressista. Plastic Dream. Madonna, anche lei. Anna. Famosa. Lo sapete da dove arriva Anna? Brasiliera. No Brasil. Scusa, Anna.
Dream. Lost in Dream. Vedi poi che succede. Vabbè ragazzi, dai, non è niente, va là, non è niente, faccia appaira, va come va. Se si fosse di là anche noi dallo schermo, però va bene. Allora ragazzi, è arrivato la fine della prima serata del 2020, del 2020, del 2020, che tra l'altro vi volevo... Anna era un bel disco, diciamo, bello, c'era un po' di Detroit, un po' di tutto, un po' di tutto, un po' di tutto, vero? Vi volevamo fare gli auguri, me l'ha fatto il Pitch a fuochi il 31 di dicembre, che non è male, ma è cosa, infatti l'ho condivisa sul sito, sulla pagina di Plastic Dream, dove voi dovete andare a mettere like, bravi, mi piace, bravi, come se piovessero, condividere. Volevo farvela vedere in diretta online, se me la ritroverò online, penso sia per qui, eccola qua. È divertente? Dimmi Eddie quando si vede, io avvicino la telecamera. Si vedrà mai, secondo me ti casca il tablet. Dai, si vede, va là. Si vede, si vede. Vedete? Si vede, si vede. Abbiamo in azione, per chi non le conoscesse. Prego Eddie, spiega. Ti spiego, sono tre macchinette, una è un bass synth, due sono drum machine e sono famosissime nell'ambito della musica elettronica, perché suonano benissimo, sono bellissime e costano un monte di soldi. Storiche, storiche. E tutte e tre insieme fanno 2020. Yeah! Yeah! Ma io vorrei dire più che altro un'altra cosa. Tutte e tre fanno techno. Techno. Sì, sì, devo dire, a comprarle tutte e tre, non so, 2020 euro non ti fanno. cioè, nemmeno mezza di una la compri. No, nemmeno mezza. No, via, forse un forse tre quarti ne compri. Sì, sì. Tre quarti. Comunque ragazzi, per chi ha un po' di soldi da spendere, andate su Roland e comprate la 303, la 808 e poi la mitica 909, che è quella di Geffo. Sì. Esatto. Se avete mai visto un certo video di un certo Geffo Mizzo che suona all'essenza, sì. Che è lì che fa spopola. Spipola. Io vorrei sapere chi è quello in quel video e si arrampica sulla barricata. È uno che uno che stava bene. Bello, poi tutto acceso, il momento tutto acceso, quello lì, Sì, quello è un bellissimo video, penso. Io ero nella mischia. Io ero appena andato via. Vedi Eddie? Vedi Eddie? Era appena andare a letto. Ragazzi, ma no, la chiusura di Geffo Mizzo, sì. Poi lui che ama suonare con le luci spente, tutto, non si deve vedere niente. Era stata una richiesta proprio sua di Michele, tutto al buio doveva essere. La chiusura con le luci in quel modo è stata unica, penso. Geffo Mizzo. Ed è avvenuto all'essenza. All'essenza. Bella serata. Bene. Ragazzi, siamo nel finale. Vediamo. Finale. Che ore sono? Sì, decisamente sì. Purtroppo sì, siamo ci sentiamo nel finale. Martedì prossimo, penso. Se non sì, ci sì, sì, in sì penso di sì. Penso di sì, senza problemi. Ormai siamo ripartiti questo 2020. Faremo nuove rubriche. Senti che c'è. È 9-6. È 9-6. Fan. Che fai? Sì. Allora ragazzi, è stato un piacere anche questa sera. Siamo partiti a bomba, direi, la prima puntata proprio senza problemi. Del 2020, ci vediamo martedì prossimo, che è il 14 di gennaio, se non sbaglio, già il 7, quindi il 14. Più o meno, giù di lì. Sempre alle 23 su Radio Epicentro, giusto? Sì, seguiteci sulla pagina e vi aspettiamo martedì prossimo. Ci salutiamo con Vinicius Sonorio con Desert Storm. L'abbiamo già sentita, però non è male. Yes. Plastic Dream, buonanotte a tutti, Plastic Dream. E ora ci sarà qualche storia spendi. Su Instagram. Proviamo. Secondo me inizierà con seguiteci su Instagram. La tua storia. Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. Aspetta. Suona per noi Plastic Dream da Sciano. Buonanotte a tutti. Ciao, a martedì Plastic Dream. We'll be right back.
Ascoltiamo Plastic Dream.